Ci vediamo fra qualche mese. Ok. Vado in Perù. Ciao a tutti, mi chiamo Omar. Sono le 4 del mattino qui a Lugano e tra qualche ora mi volerò da Linate fino a Lima, capitale del Perù. Da qui inizierà la mia avventura, essenzialmente in bicicletta, verso Ushuaia, capo distretto della Tierra del Fuego, in Patagonia. Un percorso di circa 6.000 km attraverso le Ande, i deserti cileni e parte della Pampa argentina. Adesso mi aspetta un viaggio di 2 ore e mezza fino a Madrid e da lì, dopodiché, avrò il mio volo alla 1 per Lima. Starò via alcuni mesi, durante i quali avrete modo di visitare con me paesaggi da favola, culture indigene affascinanti e regioni ricche di misteri. Insieme conosceremo usi e costumi delle popolazioni locali di questi 3 paesi dell'America Latina. Ma non solo, renderemo visita ad alcuni espatriati ticinesi che hanno deciso di lasciare il nostro paese per rifarsi una vita oltreoceano. Il primo di essi si chiama Delfo Tesi, un simpatico pensionato che verrà a cercarmi all'aeroporto di Lima e che mi ha gentilmente proposto di alloggiare da lui in cambio di formaggini, salametti nostrani e di farina per polenta. Spero di riuscire a regalarvi il gusto di viaggiare, cari telespettatori, e ricordatevi sempre che il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina. Madonna, ecco come ci siamo incontrati. Ciao, caro. Il viaggio. Vieni, vieni. Mia cognata, la sorella maggiore di mia moglie. Buonasera. Da più di un anno ormai, Delfo ha lasciato la Svizzera per trasferirsi a Lima. Vieni a vedere la vista, vale la pena. Vive in un quartiere tranquillo, non lontano dal centro e dal mare. Vede laggiù per l'isola, c'è il mare. Adesso ti ho fatto un piccolo regalino. Ah, non dovevi, non dovevi. Allora, innanzitutto ti ho portato... Mamma mia, i formaggini, i salamini e la farina per la polenta. Questo mi fa tornare in Ticino, mi fa sentire giovane. Esatto. Esattamente, mi manca, qui non si trovano. E poi ti ho portato anche un'altra cosa dal Ticino. E... Cima Norma. Cima Norma. La cioccolata della mia infanzia. Sì. Pensavo fosse scomparso definitivamente, io mi ricordo l'aver visto in Val di Blegno, la fabbrica era diroccata. Ma aprila, aprila. Come sono ben presentati. Lima è una metropoli di circa 10 milioni di abitanti, suddivisa in vari distretti e quartieri, molto differenti l'uno dall'altro. Delfo e sua cognata Clara mi fanno da guida e con loro vado a visitare i quartieri più originali della capitale. Stiamo andando tutti insieme in Barranco, a Barranco, Riva al Mare. A Barranco, Riva al Mare. E lì cosa troveremo? Lì troveremo la vecchia Lima intellettuale. La vecchia Lima intellettuale. Quindi è un quartiere artistico. Un quartiere artistico, un quartiere intellettuale. Delfo ha sposato una peruviana originaria di Iquitos, con la quale ha avuto una figlia. Moglie e figlia lavorano e vivono a Ginevra. Chiedo a Delfo il perché di questa sua scelta di vita e come vive questa distanza con la sua famiglia. La ragione fondamentale è che la Svizzera mi piace, ordinata, precisa, perfetta nell'immagine, però noiosa. Quindi
abbiamo comprato un appartamento a Lima e di comune accordo con mia moglie io sono venuto qui in attesa che lei trovi termini di lavorare e venga a raggiungermi a Lima. La vita in Perù è molto meno cara che non in Svizzera, quindi se ho voglia di andare in un buon ristorante ci posso andare quando voglio, come voglio, però non è l'elemento essenziale. L'elemento essenziale era di finire la mia vita in modo tranquillo, sereno, rilassato. Ma quel che mi manca del Ticino è la bellezza del Ticino. I laghi, le montagne che sono magnifiche, però qui trovo qualcosa di nuovo, una vita tranquilla in una città caotica, che può sembrare un paradosso. La autora Chabuca Granda, la autora de La Flor de la Canela, Puente de los Suspiros y Tal Caballo de Paso, una de las más grandes cantantes poetisas de Lima, del Perú, ¿no? Su canción Al Caballo de Paso es preciosa. ¿Me la cantas? Por una vereda viene cabalgando José Antonio. Se viene desde Barranco a ver la flor de Amancaes. En un bereberi crió. Y Juanito era un señor que conversaba con los artistas, con todos los poetas y todos los invitados y venían y conversaban siempre. Siempre aquí. Y por eso se llama Juanito. Se hicieron. Uy, mira cuántas cosas bonitas. Ay, se cayó. Me lograste el encanto. No. El ceviche. Ceviche. Pescado, esto es caucao, la tripa. La tripa. El caucao. ¿Y esto? El trío de causa. La fe que con engaño yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Con él. Dopo la visita di questo sorprendente quartiere, il giorno seguente, con Delfo e suo cognato Juan, decidiamo di scoprire il Callao, reputato come il Bronx di Lima. Allora, tranquillo. Il porto di questo quartiere sembrerebbe essere un importante punto per il contrabbando di stupefacenti. Un tassista locale ci propone di visitare questo pericoloso quartiere e noi chiaramente, incuriositi, accettiamo. Adesso andiamo proprio a vedere il Bronx della situazione. Beh, sono curioso, vediamo cosa succede. Porque tú puedes vivir acá, pero si no te conocen... La zona peligrosa. Esta es la zona peligrosa. Vamos a ver, vamos. ¡Hola! ¡Chao, chicos! Los de allá tampoco, para entrar acá, no pueden entrar. Pasan con carro nomás. Pasan por la ruta, pasan. Y cuando pasan, los matan, se miran. Mira, a ver quién saca primero. Il signore qua ci sta dicendo che qui ci sono delle bande di persone, quindi gli uomini si guardano, si sfidano e poi si picchiano, si ammazzano, ecco. Estas calles son muy antiguas porque hasta las pistas son diferentes, mira, todas las pistas son diferentes. Es muy antigua, ¿eh? Es muy antiguo. Hasta las casas son coloniales. Comerciales vienen a hacer videos clip, cantantes también vienen a hacer videos. En la galería que vienen. En la galería y todo esto. Hombres y mujeres, pero mirando para allá. Que haya un montón de gente, que haya un montón de gente. Mira para allá, Juan.
Juan, mira para nada. Vale. Yo creo que sea verdad, no quiero que mires. Tenemos otra imagen del Callao. Es que la prensa da otra imagen. Claro, la prensa. Es que, ¿qué pasa? Viven engañados. La prensa engaña, sí, ¿no? Informa lo que le conviene, cuando en realidad es otra cara, otro modo de vivir, otra convivencia. Es diferente. Sí, pero los clan que tú me hablaste antes, que en la carretera que está el clan, que es peligroso por los que esta persona. Eso que no te lo puedo decir. Abbiamo trovato una zona dove la gente si diverte, fa il bagno in piscina, balla, c'è arte. Quindi sono tutti pregiudizi e alla fine ci siamo divertiti. Questo è per te, è un prodotto della Suiza. Muchas gracias por este presente. Questo è il mio terzo giorno a Lima e con Clara entro nel cuore della capitale. La storia del Perù è molto complessa. Il territorio peruviano è stato sede di antiche culture che vanno dalla civiltà Caral, vecchia di 5.000 anni, all'impero Inca, lo stato più grande dell'America precolombiana. L'impero spagnolo conquistò la regione nel XVI secolo, dove stabilì un vicereame che comprendeva la maggior parte delle colonie sudamericane. Il 28 luglio 1821, il generale argentino José de San Martino dichiara l'indipendenza del Perù. La fine definitiva del dominio spagnolo sulla regione fu siglata nella battaglia di Ayacucho 3 anni dopo. Oggi il Perù è una repubblica presidenziale democratica rappresentativa e dal 23 marzo 2018 il capo di Stato è Martín Vizcarra. È un paese in via di sviluppo con un tasso di povertà del 21,7%. Le sue principali attività economiche sono l'agricoltura, la pesca e l'estrazione mineraria. Prima di partire per Marcahuasi, raggiungo Delfo nel suo quartiere per porgli un'ultima domanda. Dottore in biofisica, Delfo ha dedicato gran parte della sua carriera all'insegnamento a Ginevra, a livello liceale ed universitario. Come occupa ora il suo tempo a Lima? Le mie giornate sono semplici. In genere il mattino lavoro per me. Leggo, studio. Cercando di scrivere un'opera sulla storia del pensiero scientifico, prendendo come filo la fisica. Ho già scritto 400 pagine. Che cos'è la verità per te? La verità è soggettiva. La verità è essere in armonia con se stesso, vedere, crearsi un mondo, perché tutti si creano un mondo, che corrisponde all'essere profondo dell'individuo. Non esiste una verità. Sono un grande ammiratore della scienza, però la scienza non ha mai preteso tenere la verità. La scienza è una spiegazione coerente, momentanea, che deve cambiare sempre. Thank you.